Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Per la rubrica estiva del modellismo col Master Kai. tra questa settimana e la prossima voglio provare a fare qualcosa di diverso. Per adesso ci siamo sempre concentrati sul fare le strutture il più semplice possibile e il più velocemente possibile. Ma se avete seguito i video fino a qua, adesso dovreste essere diventati un minimo più esperti e aver guadagnato un minimo più di capacità di controllo sul lavorare il cartone. Quindi, questa settimana voglio farvi vedere qualcosa di un po' più complesso di quello che abbiamo fatto finora, ma che potete realizzare molto semplicemente. Cominciamo di nuovo tracciando le sagome che ci servono, questa volta sul cartone ondulato perché ci servirà più spessore e impilare troppi fogli di cartoncino avrebbe reso la struttura troppo pesante. Anche come in questo caso sto usando come riferimento. I pezzi già tagliati, In questo caso quattro perché saranno i quattro scalini della scala e come base sto usando una base di 2 quadretti per 4. Ora sul cartoncino ritagliamo le varie forme che devono avere i quattro scalini. Ovviamente i quattro scalini non possono essere quattro blocchi 1x2, ma dovranno andare a scalare, quindi il primo sarà un blocco di 2x4, il secondo di 2x3, 2x2 e poi 2x3. Per uno, adesso che abbiamo tracciato tutte le sagome, semplicemente li possiamo ritagliare. Il cartone ondulato è abbastanza morbido, che si può tagliare con precisione anche con le forbici. Anche in questo caso, non è importante la massima precisione, perché eventuali errori li correggeremo in seguito. Poi vedrete. Adesso che abbiamo le sagome, controlliamo che siano compatibili tra di loro e poi banalmente le incolleremo una sull'altra utilizzando la. La colla vinilica anche in questo caso carta su carta la colla vinilica attacca bene e si asciuga anche relativamente rapidamente se notate le scale sono leggermente più strette rispetto alla base su cui vengono incollate lasciano qualche millimetro di scarto ai lati questo perché lo vediamo tra un attimo ho voluto inserire una decorazione tecnicamente non è indispensabile se volete fare il lavoro più veloce le scale larghe tanto quanto la base e adesso vediamo proprio la decorazione. Il cartone ondulato è vuoto ai lati, quindi resta male. Quindi cerchiamo di coprire questi buchi. In questo caso, ho usato questo è semplicemente un foglio a 4 da cui ho ricavato delle strisce che verranno usate per coprire e evitare che si veda l'ondulatura del cartone. Ovviamente, prima prendiamo le misure, in questo caso direttamente sul pezzo. Questo è una scala che non ho ancora incollato, e poi in questo in questo caso utilizziamo la colla a caldo perché il bordo del cartone ondulato dato che per la maggior parte è spazio vuoto è molto difficile incollarci qualcosa sopra l'unico metodo efficace che ho trovato io è la colla a caldo qua mettete la colla a caldo sul bordo poi semplicemente ci premete sopra la sagoma di carta occhio perché sarà molto caldo quando fate questo lavoro quindi correte seriamente il rischio di bruciarvi e infatti io qua mi sono anche bruciato una volta che si sarà incollato vi Ovviamente fate lo stesso procedimento sui lati, nel nostro caso sarebbe potuto anche essere evitato questo passaggio, ma l'ho voluto fare per completezza. Ora, per accelerare il lavoro, io non sono stato a sagomare le strisce di carta a forma di scalini e poi cercare di farle coincidere con gli scalini veri e propri, ho fatto semplicemente una striscia di carta abbastanza alta da essere più alta del più alto degli scalini, poi l'ho attaccata direttamente sopra le scale. Ora, dopo aver aspettato qualche secondo che la colla a caldo si fosse asciugata, qua premettero contro una superficie piatta come il bordo del tavolo per essere sicuri di fare una forza uniforme e non lasciare spazi. Dicevo, una volta assicuratomi che la colla a caldo si fosse asciugata, ho visto che c'era un pezzo in cui la colla non aveva fatto abbastanza presa. In realtà non avevo messa abbastanza, quindi ho semplicemente corretto il difetto aggiungere una goccia di colla non è, non è niente di così astruso ho tolto un po' degli eccessi di colla per evitare che sbordassero questo processo doveva essere fatto da entrambi i lati, ora che le due parti hanno fatto aderenza semplicemente con le forbici ho tagliato tutte le parti che sbordavano e in questo modo la sagoma di carta sarà perfettamente allineata con il bordo del cartone anche nel caso gli scalini di per loro dovessero essere leggermente più alti da una parte o più lunghi da una parte che dall'altra fare il processo dopo accelera molto i tempi e vi risparmia parecchi mal di testa per realizzare la decorazione del bordo useremo questo polistirolo denso lo trovate al brico per 5 euro un foglio a due credo che serva per isolare le pareti in realtà ora per tagliarlo con precisione bisognerebbe usare una taglierina a filo a caldo, quelle per tagliare il polistirolo. Ma io sono troppo virile per usare un tagliapolistirolo. Ho Ricavato due strisce di polistirolo che andranno a inserirsi negli spazi che ho precedentemente lasciato per la base. Ora, avendole tagliate con la lama e non col taglia polistirolo, i bordi sono rimasti vagamente irregolari, ma per l'effetto che vogliamo fare, in realtà è un vantaggio. Se li tagliate sul taglia polistirolo, i bordi saranno più rigidi, quindi utilizzate magari una pallina di carta stagnolo. Per texturizzarli un attimo, dato che la base di carta e il resto di polistirolo, anche in questo caso si possono attaccare benissimo con la colla vinilica, ci metterà un attimo di più per fare presa, ma in realtà è molto probabile che altre colle contengano delle sostanze acide che vanno a squagliare il polistirolo. Quindi, non so in questo caso cosa sarebbe nato meglio, ma ho preferito non rischiare e comunque il risultato finale regge benissimo quindi vi consiglio di usare la colla vinilica realizzare questi pezzi di bordo ho utilizzato esattamente la stessa tecnica che ho utilizzato per fare i bordi di carta cioè ho applicato prima un'unica striscia alta tanto quanto le scale e poi con la taglierina ho semplicemente eliminato i pezzi in eccesso in modo che il bordo di polistirolo fosse esattamente in linea con il bordo del gradino adesso possiamo applicare la testurizzazione vera e propria cioè rendere effettivamente le scale decorate qua ho deciso per andare su qualcosa di molto classico semplicemente con una matita appuntita fategli la punta col temperino prima ho disegnato calcando la mano i profili dei mattoni sopra il polistirolo questo processo è abbastanza lungo diciamo che per fare tutte le scale mi ci è voluta un'oretta buona però il risultato finale merita se dovete applicarlo su pezzi come questi di cui devono notarsi ma non devono essercene tanti. Secondo me lo spreco di tempo è perfettamente giustificato. Questo però decidetelo voi in base alle vostre abilità e alle vostre necessità. Per la copertura delle scale, anche in questo caso ho voluto fare qualcosa di diverso rispetto alle mattonelle classiche che abbiamo visto, quindi ho deciso di optare per un pavimento in parquet. La prima considerazione che dovete fare quando scegliete quale sarà il, la decorazione del pavimento è è quella di ricordarvi che comunque eh, questa deve essere utilizzata come griglia di battaglia quindi vanno bene le decorazioni ma la cosa più importante è che si capisca dove inizia e dove finisca ogni casella in questo caso per distinguere una casella dall'altra gli scalini ci vengono in aiuto perché sicuramente ogni scalino è palesemente largo quanto una casella è anche largo quanto due caselle quindi tecnicamente l'asse la, di legno dovrebbe essere Tagliato a metà. Infatti, qua mi sono creato un riferimento di carta su quanto deve essere lunga ogni metà dell'asse di legno. Tagliare però tutte le assi di legno esattamente a metà dava un risultato abbastanza irrealistico. Non, non, non mi risultava esteticamente gradevole. Quindi ho deciso di fare una cosa leggermente diversa. Ho ritagliato tutta una serie di strisce della giusta lunghezza, ma invece di dividerle a metà ho una parte leggermente più lunga e una parte leggermente più corta. Questo dà l'impressione di irregolarità delle assi di legno. Poi ne ho ritagliate un bel po' per essere ne ho ritagliate un bel po' per essere sicuro di avere abbastanza assi da ricoprire tutte le scale. Poi ho semplicemente ricoperto ogni gradino di colla vinilica. qua potete spalmarla con un pezzo di carta, potete anche spalmarla col dito se non vi dà fastidio. E ho cominciato ad appiccicare. Le assi una per una facendo attenzione di montarle in maniera alternata. Quindi se nella prima riga l'asse lunga è a destra, nella seconda sarà a sinistra, e andando così. In questo modo, in realtà, si avrà una parvenza di regolarità, ma comunque le dimensioni esatte di ogni cella verranno comunque mantenute perché basterà vedere la linea che viene formata: in realtà è una linea zigzag ma che da una parte si sia una cella, e da una parte si sia in altra è comunque evidente considerate anche che usando una griglia che non è larga due pollici esatti avete comunque un po di gioco tra una casella e l'altra perché ogni casella dovrebbe essere non un quadrato di un pollice ma un quadrato di un pollice e qualcosa quindi potete sfruttare quel e qualcosa per una possibile decorazione Qua, ovviamente il processo deve essere ripetuto per ogni singolo scalino io li ho fatti una per volta perché se date prima tutta la cosa, tempo che avete finito dato che comunque un po' di tempo ce li mettete a sistemare i vari listelli la colla si sarebbe già asciugata avrei dovuto ridarla e così è come rimangono le scale finite tutte queste però sono scale che salgono ma tecnicamente avremo anche bisogno delle scale che scendono anzi per ogni scala che sale una volta che i giocatori avranno spostato le loro pedine sul livello successivo avremo bisogno di una scala che scende per indicare il punto da dove sono arrivati in questo caso ho utilizzato semplicemente una basetta di 2x2 e anche perché potenzialmente. Sia perché è possibile trovare scale più corte, quindi avere scale di dimensioni diverse può tornare utile, sia anche per il fatto che per quanto siano lunghe le scale, tecnicamente quello che si vede sotto non conta. In realtà, qua ho riportato le misure per rendere l'aggancio modulare, in realtà potrà esserci l'aggancio soltanto da un lato, perché l'altro lato sarà troppo basso. Comunque. Non dovendo fare spessore, in questo caso non ho usato il cartoncino, ma ho usato semplicemente il cartone, la parte superiore avrà un suo rialzo in cartone che in realtà è poi l'attacco del perno della modularità, l'altra parte invece sarà lasciata libera e verrà texturizzata direttamente. Per la decorazione ho proceduto esattamente allo stesso modo, anzi qua ho direttamente utilizzato gli avanzi del polistirolo dell'altra decorazione, per non doverne tagliare altro, e per non dover buttare materiale, anche in questo caso fissato prima con la colla vinilica e poi decorato con una matita e sulla parte superiore l'ho decorata anche in questo caso come se fossero assi di legno non perfettamente affiancate. A questo punto, non contento di aver realizzato semplicemente le scale, ho pensato: e se poi i giocatori volessero proseguire, perché non creare una vera e propria superficie rialzata da usare come termine delle scale. Dato che mi avanzava ancora materiale ho pensato di realizzare una casella totalmente sollevata che sarebbe la parte terminale delle scale, potrebbe fungere da balconata, potrebbe fungere da palco rialzato o potenzialmente assemblando tutti i pezzi assieme potrebbe dare origine alla struttura di un ponte. In questo caso la modularità è solo sui lati corti, quindi ho creato una base apposta perché ho deciso che la parte centrale dovesse rimanere forata. Se non vi interessa mantenere una parte centrale forata, usate normalmente una casella di 2x4 modulare. Non l'ho ritenuto utile in questo caso perché sui bordi larghi dovrebbe esserci poi la decorazione in polistirolo, quindi mettere caselle che si incastrano da quel lato darebbe l'impressione che i giocatori stiano correndo contro un muro, che francamente non mi piace, ma è puramente qualcosa di carattere estetico, se non decorate i lati delle caselle, questo problema non vi si porrà mai. Comunque, una volta ricavata la base di cartoncino, ho preso il cartone ondulato e ho creato la parte superiore, anche in questo caso lunga due caselle larga 4. Volendo lasciare un buco al centro, per l'altezza ho ricavato dei pezzi di dimensioni minori. Anche in questo caso, come procedete di da che tipo di decorazione volete farla? Se volete farla, diciamo che l'importante è che utilizzate abbastanza livelli di cartone ondulato quanto so, quanti sono gli scalini nelle scale che avete fatto in modo che i due pezzi alla fine siano alti uguali ovviamente ho incollato il tutto con la colla vinilica per creare questa sorta di struttura a forma di u e poi l'ho incollata sulla base in modo da renderla modulare applicate di nuovo un bordo di carta per nascondere le parti traforate del cartoncino non è necessario applicare anche sul lato che resterà forato tanto rimarrà sicuramente nascosto dal polistirolo una volta fatto questo ho sagomato due pezzi di polistirolo e poi sovrapponendoli l'uno sull'altro ho ritagliato quello che poi sarebbe diventato un arco qua ho anche sgrossato un attimo i bordi perché erano troppo irregolari e ho ottenuto così fondamentalmente due archi simmetrici che formeranno i lati del ponte qua ho anche pensato di inserire una grata fatta con degli stuzzicadenti come abbiamo visto nella puntata scorsa sulla decorazione delle basi piatte poi ho ritenuto che fosse già abbastanza interessante così non ci fosse bisogno di aggiungere ulteriori dettagli, questo dipende anche qui dal vostro gusto personale, una volta incollato tutto ho lasciato ad asciugare sotto un peso perché con un pezzo così grosso il polistirolo tende ad aprirsi sui lati, una volta che tutto si è asciugato con la taglieria ho livellato il polistirolo in eccesso per fare in modo che il bordo sia alto esattamente quanto è alto il ponte come ho detto prima fare questo lavoro dopo è molto più facile che cercare di portare le misure perfette al millimetro prima una volta sagomato tutto ho di nuovo preso una matita e disegnato le pietre i mattoni che andranno a formare poi la decorazione del ponte qua ho disegnato il, le pietre come se se fosse un arco di pietra che sostiene poi i mattoni sopra per renderlo un attimo più verosimile. È una scelta puramente estetica, poi dipende da che cosa scegliete di fare come decorazione. Però sappiate che normalmente le strutture di pietra hanno un arco a secco che le tiene unite. Sempre allo stesso modo ho segnato dove dovrebbe rimanere lo stacco tra una casella e l'altra, dato che in questo caso non c'erano i gradini a separare una casella dall'altra ho risolto applicando un'unica lastra di legno diciamo così dritta al fondo di ogni casella in questo modo guardando la, la griglia disegnata sarà evidente non solo quali sono la fine dei bordi delle singole celle sul lato corto ma anche quali sono i bordi sul lato lungo è leggermente meno evidente rispetto alle mattonelle normali ma Essendo un singolo pezzo di dimensioni relativamente contenute, ho ritenuto che fosse più che sufficiente per quello che dovevo fare. Ovviamente, se cercaste di realizzare un'intera stanza col pavimento a parquet, dovreste ingegnarvi con qualcosa di un attimo più complesso, magari ruotando l'orientamento delle tavole da una casella all'altra, per esempio. Il resto dei pezzi sono stati incollati esattamente la stessa maniera di prima, alternando un pezzo più lungo da un pezzo. Più corto, e questo è il risultato finale. Che come dicevo, se gli affianchiamo anche gli restanti pezzi della struttura, potrebbe essere usato tutto assieme per rappresentare un ponte o comunque un'altra struttura sollevata. Non necessariamente un livello superiore del dungeon. Diciamo che forse questa settimana ho esagerato, però meritava la pena. Naturalmente, il modello non è finito settimana prossima vedremo come fare a dipingerlo e anche in quel caso cominceremo a introdurre un paio di nuove tecniche fino ad allora se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella per non perdere le notifiche io sono il master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video